calendario dell'Avvento 2017 e finalmente con l'albero. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentrovati, buon avvento a tutti. Oggi vi propongo il nuovo calendario dell'avvento. Sì, in pieno giorno di avvento, perché tanto è un calendario che potrete fare con cosine che tutti noi possediamo in casa. Sarebbe l'ideale raccogliere queste cose per le feste, nel senso, durante le feste mettete da parte l'occorrente e diventa un bellissimo progetto di riciclo. Oppure potete fare come me, usare delle cose nuove. Io le uso nuove per rispetto nei vostri confronti, per non farvi vedere cose magari un po' deteriorate, ma è un bellissimo progetto di riciclo, vedetelo in quest'ottica. Tanto oramai il calendario dell'avvento, se dovevate farlo, lo avete fatto, e spero che l'abbiate preso da uno dei tanti calendari dell'avvento proposti da me su Arte per te. Se no, quest'anno un calendario dell'avvento che, se avete un bar, non potete esimervi dal non fare. Ma tutti coloro che vogliono un calendario dell'avvento semplicissimo, non impegnativo, semplice come materiali, un po' impegnativo ma facile da fare, eccovi accontentati. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello di Natale: 50 cucchiaini del glitter argentato, un po' di vinavil, un paio di forbici robuste. E poi ci servirà un cartoncino bianco da riciclo. Questo era la copertina di un album di fogli da scrapbooking che ho terminato. Pistola per colla a caldo e stecche. 24 bicchieri di plastica da caffè e relativi tappini. Fateveli dare dal bar, perché i tappini loro ne hanno a profusione, che distribuiscono o magari sporcano involontariamente e mettono da parte. Li lavate in un attimo, li mettete a mollo e il gioco è fatto. Del cartoncino grigio del colore che preferite. Poi io userò le fustelle per questo lavoro, perché mi avete chiesto di fare un video con le fustelle, quindi userò le fustelle tonde per abbreviare così il mio lavoro. Avrò una fustella della circonferenza del bicchiere e una fustella della circonferenza del foro del tappo, ma voi questo lavoro, se non avete la Big Shot e le fustelle, potete farlo anche a mano. Quindi ci occorrerà la Big Shot. La mia Big Shot io l'ho presa sul sito Creabello ed è un po' che non ve lo dico, vi metto il link qua sotto nell'info box, perché fa sempre delle splendide offerte. Sì, me l'hanno inviata loro, ma non ve lo sto dicendo per questo, perché me l'hanno inviata ormai 2 anni fa. La collaborazione è bella che è finita, ve lo dico perché effettivamente su questo sito ci sono ottime offerte. Se per Natale dovesse servirvi, approfittatene, guardate nel box info. Poi dei numeretti adesivi o in alternativa dei timbrini. Vi faccio vedere anche delle idee regalo per Natale nel frattempo che faccio i video natalizi. I timbrini, questi li ho presi su AliExpress, sono una fantastica idea regalo per chi fa crafting e creatività. Delle fustelle decorative, un angelo, dei cristalli di neve, ma non lo so, questo lo vedremo in itinere. Delle palline di Natale che ho preso a 1,90 € alla Lidl, sono 24 palline di Natale in vetro, molto molto carine, e guardate, c'erano tanti assortimenti colori, io ho scelto il bianco Natale. E cominciamo subito. Tagliamo un po' il gambo dei cucchiaini. Tagliati i nostri cucchiaini, prendiamo la vinavil, ecco, spargiamone la punta, così, un po' disordinatamente, quindi immergiamoli nel glitter. Voilà, automaticamente la punta sarà bella e glitterata. Mentre siete in fase di glitter, non buttate i bastoncini che vi sono avanzati dai cucchiaini, ma cospargete anch'essi di colla fronte retro e immergeteli fin dove arriva nel glitter. Così faremo con questi il puntale del nostro alberello. Traversate il glitter che vi è avanzato, che non è un avanzo ma è veramente tanto ancora, in un piattino. Prendete 25 tappini da caffè
è: passate la colla soltanto sul bordo esterno, così tiratela molto bene, se no ci sarà un'infinità di tempo ad asciugare, quindi tuffatela nel glitter. Voilà, fate questa operazione per 25 volte. Fatti i cucchiai, fatti i tappini, adesso facciamo i bordi dei bicchierini. E quindi prendiamo la Vinavil, cospargiamo giusto la bordura esterna, così, e tuffiamo nel glitter il nostro bicchiere. Quello che avremo alla fine sarà questo. Facciamolo con tutti e 25 i nostri bicchieri. Prendiamo la nostra copertina dell'album e cerchiamo di creare un cono così. Arrivati alla misura che volete, senza lasciarlo, stringete l'apice e appiccicatelo con la colla a caldo. Adesso tagliamo la base in modo che il nostro cono stia in piedi, tutto rigorosamente ad occhio. Prendiamo i nostri cucchiaini ad uno, mettiamo della colla a caldo dietro, appiccichiamoli così, poggiandoli sul nostro alberello. Compiamo l'intera circonferenza del cono con i cucchiai, uno accanto all'altro. Finito il primo giro, ora cominciamo il secondo inserendo il cucchiaio lì tra un cucchiaio e l'altro del primo giro, compiendo così tutto il secondo giro. Terzo giro, tra un cucchiaio e l'altro del secondo giro. Quarto giro, tra un cucchiaio e l'altro del terzo giro e via discorrendo. Ora vi faccio vedere come. E adesso con la nostra pistola per colla a caldo e le palline andiamo a decorare tutti i punti che vogliamo rendere ancora più preziosi. Metto la colla a caldo proprio sul colletto della pallina e la attacco lì dove voglio che spunti. Arrivati a questo punto è il momento di creare un bellissimo puntale. Tagliamone 4 leggermente più lunghi e 4 leggermente più corti. Adesso uniamo le punte a due, prima due grandi, così, e poi al centro a croce. Puntiamo al centro uno strass, lo metto adesso così mi funge da raccordo. A questo punto inseriamo anche i raggi diagonali, così. Punto di colla a caldo, adesso il nostro puntale è pronto per svettare sul nostro alberello. Metto un bel punto di colla a caldo e lo faccio appiccicare dritto. Devo avere la pazienza di aspettare che si freddi la colla a caldo mentre io tengo il puntale. Ok, sta su da solo, lo lascio asciugare e poi vi dico come mascherare questa parte qua. Cosa faccio? Come prima cosa verso un po' di glitter e lo faccio colare. Proprio a chiudere l'albero. Così. Lascio le gocciolone cadenti e faccio raffreddare bene tutto. Ed eccolo qui il nostro alberello in tutto il suo splendore. Ora dobbiamo sistemare questa parte. E allora prendiamo la colla e cospargiamola qui da dove comincia, come fosse una caduta di neve. Messa la colla, prendiamo il glitter. Lui rimarrà solo dove avrete messo la colla. Il nostro alberello di Natale è bello e pronto per fare bella figura in qualunque posto noi vogliamo inserirlo come decorazione. Con le fustelline adesso ricaviamo i nostri cerchietti.
aperti, allora ne dovrò fare 25 piccoli e 25 un po' più grandi, di due colori differenti, quelli che preferite. Come si fa? Con la Big Shot io lo faccio, ma potete anche ritagliarli. Questa fustella dà anche il bordino ad impuntura, quindi è molto carina. Vi lascio i riferimenti della fustella che ho preso su AliExpress giù nel box informazione e i riferimenti della Big Shot su un sito conveniente che è Creabello nel box informazioni, qualora vi dovesse interessare. Quindi poggio la fustella nella parte inferiore, faccio scivolare, voilà, ed è subito tagliata. Così, facile facile, fatelo per 25 volte con una fustella e 25 volte con l'altra. E con le fustelle ho fatto anche qualche fiocco di neve, e anche delle fustelle a forma di fiocchi di neve vi metto il link di riferimento nell'info box. Continuo. Adesso o con i timbrini o con un pennarello scrivete i numeretti. Io ho questi timbrini così piccoli con i numeri che mi sembrano troppo piccoli da mettere, quindi andrò con la hand lettering, con la brush lettering, a fare i numeri. Presto vi farò il tutorial sui numeri, così che possiate farli anche voi. Ma insomma, i numeri è facile scriverli da 1 a 25. Facciamo insieme. Scritti tutti i nostri numeri, mettiamoli da parte. Questi saranno l'esterno del nostro tappo, quindi poi con un puntino di colla andremo a inserirli qua, così, visto che belli? Adesso invece dobbiamo pensare all'interno del nostro bicchiere. In questi cerchietti che andranno a coprire l'interno, io attaccherò un soggetto in modo che quando toglierò il tappo numerato mi rimanga un soggettino del presepe. Naturalmente voi direte: ma ombretta, nero su grigio? E no ragazzi, perché voi li fotocopiate su cartoncino, li ritagliate, dopodiché li utilizzerete dalla parte bianca, quindi saranno in contrasto bianco su fondo scuro. Adesso pazientemente ritagliamo i nostri 24 soggetti. Potete ritagliarne anche solo 4 soggetti: Gesù e Giuseppe, Bambinello, Bue e Asinello, cioè quello che vi pare. Per il resto, poi più volete arricchire il vostro calendario, più soggetti taglierete, più pazienza avrete naturalmente. Bene, continuiamo. E adesso ad una attacchiamo tutte le nostre sagome. Visto che bello? Viene tutto il presepe in chiaroscuro, in negativo. Siamo giunti al momento di assemblare. Prendiamo un tappo, prendiamo il numero e inseriamolo. Prendiamo il cioccolatino e mettiamolo dentro. Prendiamo Gesù Bambino e mettiamolo dentro a coprire il cioccolatino. E chiudiamo il numero. Facciamolo con tutti e 25 numeri. Sui bicchierini senza soggetto scrivete delle frasine tipiche dell'avvento, tipo fai una buona azione, oppure dai un bacio a papà. Insomma, dei consigli da dare ai piccoli per ottenere il cioccolatino, in modo che l'avvento sia anche un modo per fare delle azioni gentili accompagnati dal nostro calendario. Allora, è giunto il momento di assemblare il nostro alberello. Un punto di colla sulla base e piantatelo lì dove volete che sia il centro. Al centro mettete il bicchierino con il 25, perché ci sarà quello dietro il quale è nascosto Gesù Bambino. Quindi lo stappiamo per ultimo. Metto un punto di colla sul piatto, faccio raffreddare qualche secondo perché qui stiamo lavorando con delle plastiche molto sottili, quindi adagio il mio 25. La Madonna la metterò qua di fianco a Gesù, stando attenta a rimanere un po' larghina, perché poi dovrò tappare e stappare i miei bicchierini.
Quelli in più che fuoriescono dal nostro calendario io li metto agganciati proprio sotto, agganciati alla parte inferiore, al bordo inferiore del piatto che sta comunque sopraelevato. Quindi metto e aggancio così sul fondo. Poi io ho fatto anche dei cristalli di neve, ve l'ho fatto vedere con la Big Shot, che con un punto di colla vado a poggiare a terra. E ora vi faccio vedere il calendario dell'avvento da una prospettiva differente, perché voi siete abituati, questo è il piano da lavoro in cui sto lavorando, vabbè non ci fate caso, voi siete abituati a vedere le cose solo in foto, ma visto in maniera così frontale capite bene che ha tutto un altro effetto anche in movimento, vedete? Le caselline. Poi mano a mano il bimbo apre la casellina e giorno 3 trova la madonnina, ecco, e poi voi buttate qui il bicchierino, così, il tappino, e mano a mano anche quello si riempirà di glitter. La cosa bella di questo calendario è che vostro figlio durante tutto l'avvento si sporcherà le mani di glitter, perché questo vuoi non vuoi cede, e questo farà sì che avrà sempre le mani in festa. Io la trovo una cosa, un plus, una cosa in più. Se voi siete maniaci del non avere glitter per casa, non vi consiglio questo calendario, andatene a cercare un altro tra i mille mila di arte per te. Però questo è proprio un calendario delle feste con cose di casa, un calendario di casa. Ora vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao e buon avvento a tutti! Natale, vero? Tutto con bicchierini da caffè e cucchiaini e tanta tanta fantasia e glitter, glitter, vagonate di glitter. Non costa tanto questo calendario costa molto poco, l'ideale sarebbe farlo con bicchieri e cucchiaini riciclati, questo lo consiglio sempre. Bene ragazzi, spero che questa proposta romantica vi sia piaciuta, sbizzarritevi anche con tutte le frasette, vivete un avvento pieno di armonia, di creatività, di leggerezza, di buon cuore, di felicità, di compassione, di empatia per le persone magari che stanno meno bene di noi, siate aperti ad ascoltare anche i disagi e il dolore altrui. Non vi faccio la predica, ma è Natale, siamo più buoni, essere più buoni non deve essere una cosa relegata a questo periodo dell'anno, lo sappiamo tutti, ma questo è un periodo dell'anno in cui possiamo approfittare per riflettere sul comportamento da tenere negli altri 11 mesi. Quindi ragazzi, buon avvento a tutti, sappiate che qui qualunque situazione state attraversando avrete sempre una finestrella di tranquillità a cui affacciarvi e ci sarò io ad aspettarvi sempre con un sorriso, anche se tutto attorno a me crolla, io sarò qui ad aspettarvi con un sorriso, perché basta un sorriso per essere più sereni. E da Ombretta, dal calendario dell'avvento e da Arte per te è tutto, ci vediamo sempre qui per il prossimo video, buona preparazione al Natale, ciao!